tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, ciao, buongiorno. Amici. Buonasera, viva ritornelli, buongiorno. Viva ritornelli. Senti ancora, cioè, ti è rimasto un po' di cioccolata, delle uova? No, devo essere onesta. Qualcosa? Tu sai che noi facciamo sempre come l'umaritiello, la roba che è, la portiamo dentro di noi. La roba che è, ecco appunto. Quindi colomba, uova e simili sono dentro. È un piacere stare con voi, devo dire abbiamo avuto un grande successo nel periodo pasquale, quindi ci hanno fatto dei grandi complimenti. Chissà come le nostre televisioni, ci hanno detto tutti grandi, siete bravi, siete simpatici, vuol dire che avete guardato male, perché sennò non saremmo no, né bravi. No, vuol dire che hanno guardato anche dietro di probabilmente noi. Probabilmente hanno guardato un'altra trasmissione e pensano che siamo noi, ma non è vero, dai, non è vero. No, ma avevamo è vero anche un ospite che siamo, gradito. Che siamo graditissimi. Grazie davvero e veramente l'affetto ce lo dimostrate ogni volta quando poi magari ci incontriamo durante le serate, ci dite ah che belli, che bravi che siete, e soprattutto come sono bravi, come sono belli i vostri ospiti che sono sempre straordinari. Peccato, quindi, di ciò peccato vi però per i radioascoltatori di Web Radio Cuore che ci seguono ogni giorno e non possono vederci, che fortuna. Non ci possono vedere ma fortuna. Ci possono sentire, quindi andiamo in onda, tra l'altro si è anche ingrandita molto Radio Cuore Web, quindi è una cosa molto molto bella e ci abbiamo... Ovviamente andiamo in onda due volte al giorno con tanto, con tanto successo anche in radio. Sì. E beccate pure questo. Ma se io ti dico l'Ella Blu. Sì. E tu e che poi. No, ti dico il titolo. Ora ti vorrei. Ora ti vorrei. L'ascoltiamo, l'accendiamo. Gli occhi di ghiaccio del Piemonte, la nostra bella e brava amica l'Ella Blu. Ora ti vorrei. E vai. Quando ti incontrai, io mi innamorai, ma poi ti lasciai, cosa ho fatto mai? Questa sera non lo so, c'è qualcosa che non so, nostalgia. Io mi innamorai, ma poi ti lasciai, cosa ho fatto mai? Un'idea ce l'avrei, quasi quasi scapperei, di nascosto via di qui. È una festa, ma per me non è così. Quando ti incontrai, io mi innamorai, ma poi ti lasciai, ora ti vorrei. È una trappola la nostalgia, come una dolce malinconia. Ma così non va, ti telefono adesso, ma chissà chi mi risponde. Sì.
Portami via, pensa te, questa è una canzone che quanto feci, tempo, che quanto tempo fa? Per farla cantare a Paola. E devo dire che è una canzone che hanno poi inciso tantissime cantanti, qualcuna l'ha proprio incisa e qualcuna la cantava o la canta ancora, sì, durante le serate. C'è stato veramente anche delle persone che sono venute da me e mi hanno detto: senti, ascolta, che ne dici, la faccio bene, la faccio male. Insomma, vabbè, portami via. Paola, vai Paola, Belloni, vai. Paola Belloni, versione portami originale. Via. Originale. E poi tutto cambierà quando mi lasci sola. Non resisto più se non ci sei tu. Scusa, gli inviati speciali di Luciano Orelli sono, sì, ancora in giro? Sono sempre in giro, ecco. Va un po' di qui, un po' di là. Io spero realmente che non mi arrivino mai dei conti, ristoranti, cose. Ma delle multe di sicuro. Per ora non è arrivato niente, quindi diciamo Cristiano Chesi e C si stanno comportando molto bene. E allora andiamo, inviati speciali. Ciao Luciano, oggi siamo a Firenze in compagnia di una ragazza vestita direi in modo molto interessante. Domandiamogli un attimo, come ti chiami? Mi chiamo Zoe, sono dell'Australia. Ora si capisce perché c'ha questo vestito particolare, no, non è un vestito, diciamo è una bandiera. Certo, dell'Australia. Tanta roba Luciano, ma dimmi una cosa, dunque cosa fai te qui a Firenze? Sto facendo un giro della Firenze per la prima volta. E avrai già notato un po' i ragazzi fiorentini, secondo te sono meglio i ragazzi italiani, fiorentini o gli australiani? Ti dico la verità, preferisco quelli dell'Italia, sono più belli. Oh, via! Allora forza Luciano, c'ho una possibilità anch'io, non si sa mai.
cosa dire? Bene, mi fa piacere, insomma, Firenze è ricca di bellezze. Bellissima, sì, bellissima, mi piace tanto. E quindi c'è, cioè, anche, insomma, ragazzi, via, che ragazzi, dai, sono belli, anche io ce l'ho, insomma, da buttare via, dai. Sono belli. Dice, sono belli, ma a me non me lo dice Luciano, sono un po' preoccupato. Comunque, cosa dire, con la nostra amica Zoe ti salutiamo. Ciao Luciano, ciao Paola, un saluto da Mirko Malatesti, Cristiano Hezzi e la nostra amica Zoe. Ciao, ciao. Io preparo il ditino, chi arriva per Jukebox Daddy che oggi? Allora, tu non puoi pensare cosa hanno scritto. Beh, Riccardo SMS da Colle Lungo e dice: Paola, perché non fai parlare Luciano? Voglio sapere da lui la storia del tango e vedere Passion di Beppe Carnevale. Luciano, sei un mito, grazie Riccardo. È vero, perché l'ho annunciato diverse volte e qualche volta l'ho anche detto. Ha perso le puntate in cui tu raccontavi di questa storia del tango, ma dilla, va, dilla. Lo posso ripetere velocemente? Dunque, io sono stato in Argentina, sono stato proprio al Barrio Boca, dove c'è il Michelangelo, dove appunto è un posto del tango. Tra l'altro sono stato invitato dal mio produttore, che era José Ángel Rota, e abbiamo assistito a un concerto di Astor Piazzolla. E è stato bellissimo, e poi messi insieme, poi abbiamo cenato insieme con Astor Piazzolla, perché anche lui incideva per la RCA, e mi ha raccontato da come nasce il tango. Cioè, il tango nasce soprattutto da, ora scherzandoci sopra, direi dalle corna, ma dai, ecco, tradimenti. Dal tradimento. Dai tradimenti, perché tutte le, infatti anche già il Carlo Gardel, che appunto degli anni 20, gli anni 30, faceva e cantava, e quindi il tango suonato è una cosa abbastanza triste, se vogliamo, è bella ma triste. Il tango cantato parla sempre di corna, tradimenti. Di corna. Ecco. L'hai voluta sapere la storia, Riccardo? Poi andò via con il baffo, insomma, tutte queste cose. Questa qua è la storia, Luciano. Voglio raccontare, voglio dire un'altra cosa. Voglio dire un'altra cosa di Renato Raschel. Ah. Pensate, Renato Raschel, che faceva una canzone che faceva così: mangio solo calda arroste e soltanto il giovedì. Che me importa della muerte, che me importa, mame che me ne importa della muerte, ecco. Si me tengo il raffreddor, la mia cara Carmenzuola, vedi, me tradisce con, ecco, Ramon, è il cugino del cognato, della figlia de Minon. Aspetta, non è finita. Beh. Ma loro non sanno, parlo di Renato Ratti, certo. Ma loro non sanno che cosa mi fanno, né mai lo sapranno che cosa mi fanno. Mi fanno un baffo con lo saltuffo e va. Grazie, che bello, che momento di alta grande televisione. Parlando di corna, però abbiamo anche, vabbè, dato soddisfazione. Che grande televisione. Vabbè. Storia di sicuro. Beppe Carnevale, Passion.
E arriva l'orchestra Ringo Fox. Ringo Fox con la Pepsi che ci fanno ascoltare questo Dimmi bel successo di Caterina Pasi. Dimmi chi sei. Vai così. Ringo Fox. Non capisco più quanti cuori ho, sono fatto a modo mio. Di certezze no, proprio non ne ho nella vita. Siamo sempre qui, dentro un mondo, sì, per non farci male di noi. Ci teniamo così, a distanza ma poi. Porto dentro la tua vita sempre più. E allora fammi respirare un po' di te. Mi tenderò se tu lo vuoi. L'amore è un filo tra di noi. Però questa realtà non si lascia a metà. Dimmi almeno chi sei, cosa vuoi. Domi l'ore, tutto il bello con te. Perché tu va bene, ma ogni brivido tra noi ci fa stare così, mai lontani ma poi. Mi porto dentro la tua vita sempre più. E allora fammi respirare un po'. Toma, bam. Io c'ero, però non mi si vede. Mi hanno detto, maestro, lei per sia scelta. Pure da una parte, che video lo facciamo a Ibiza, lo facciamo con questa gente che sta ballando. Ecco, e che andata. Gente, direi. E devo dire che mi sono divertito anche di più. E allora, toma, per voi. Así vamos a bailar el toma. Miro el sol, el viento sobre mi piel, muy lejos la ciudad. Después pienso, ¿a dónde estás? Sin ti nada llega la felicidad. Baila. Espero que tú vuelvas pronto, yo te besaré. Como una ola yo te amaré. Libertad.
escuchando el ruido del mar, estrellas en el cielo que nos hace soñar, amándose siempre. Salutiamo, ciao, ci vediamo amici. Domani, mi raccomando, state sempre con noi e se avete la possibilità di andare a ballare, ricordate che il mio consiglio è che ballando si vive meglio. Se non potete andare, fatevi un girettino intorno al tavolo e via così. Quanti ritornelli